Salve a tutti gente, sono Dave e siamo tornati sulla Pixel Moon. Non mi chiedete come sia possibile tale cosa, ma io appena ho aperto il gioco ero morto. Comunque, come vedete, ma passiamo già in mezzo al mare con una nostra barchettina. Io mi sono fatto il mio, questo qua, ho preso quello che già avevo, ho fatto un po' di scorta. Ragazzi, oggi esploreremo con la speranza di trovare qualcosa di interessante. Quindi navighiamo verso est tutto il tempo fin quando non ci sarà qualcosa di veramente interessante, a parte i chunk non caricati. Ah sì, se nell'inventario vedete 3 di lana è perché sono spawnate 3 pecore, le ammazzate senza pensarci, che porca miseria, erano uniche 3. Porca puttana, sono un pirla. Sì, che bello. Vabbè, speriamo che ci porterà fortuna questo viaggio in mezzo al mare. In mezzo al mare. Abbiamo trovato qualcosa. Wow. Dove cazzo? Sì. Io sto andando in quella direzione. Dovrebbe essere qui a sinistra. Sopra o sotto? Oddio, l'isola di slime può esserci utile in realtà, eccola, dovrebbe essere lì dove c'è quell'ombra. Quindi ci mettiamo un waypoint, non perché devo fare una base, però io non ho blocchi per fare una cazzo di base. Però non è un problema perché andando sulla mappa lo si trova easy, quindi continuiamo ad andare avanti. Yeah! Finalmente siamo arrivati, vediamo la terraferma. Che bello, che benessere. Che c'è tutto? Bene, zucchero ce l'abbiamo? Non mi ricordo. Vabbè, io per ogni. Cioè, raccoglierò tutto ciò che trovo. C'è anche un cactus. Allora siamo nel deserto. No, vabbè, se questo me lo considero un deserto, potrei andare giù in miniera a raccogliere qualcosa. Ma la miniera ce l'abbiamo già anche a casa, quindi fuck yeah. Ok, sì, c'è un deserto. Un cactus ce ne basta uno, però anche canne da zucchero mi pare che ce l'abbiamo, ma noi raccogliamo tutto perché ci serve in realtà. Cioè, non ci servono, però ce li facciamo servire. Cactus, ne raccogliamo più di uno, così velocizziamo il nostro processo di crescita cactus. Non è mai così nella vita. Sì. E ragazzi, vediamo se trovo qualche altra cosa. Ho trovato una Pokéball! Che mi ha dato? Che mi ha dato? La Shad Shad della Pixel Moon. Non so in cosa consista, sinceramente. Queste sono tutte. Ma io questa, in qualche modo, non è raccoglibile. E quindi io dovrei venire sempre qui ogni volta? Allora ci mettiamo un altro waypoint. Pokéball! No, aspetta, ho sbagliato, scusatemi, Pokéball! Eh sì, vediamo cos'altro si trova. Ora vorrei sapere da qualcuno nei commenti com'è possibile che ogni volta devo resettare il coso per lo spawn di mob e si ostili che Pokémon, maledizione, perché un'altra volta non spawna nessuno. Abbiamo la caccia! Sì, se vedete che ho cercato come si craftava la barca, è soltanto perché avevo preso un legno che non me lo permetteva di craftare, quindi non capivo se avevano cambiato il craft o che cosa, di quale modo, invece no, il craft è sempre lo stesso, cambia solo che quel legno non andava bene. E infatti poi ci ho fatto gli stickettini, non ci arrivo, che bello. Che cos'è? Che cos'è? Ragazzi! È un villaggio! Oh sì, è un villaggio! Sarà un villaggio! No! C'è anche il dottore dei Pokémon! Meraviglioso! Meraviglioso! E quindi se quello era no, no, anche il Pokéshop! Ciao! Buongiorno! Tu chi sei? Dai, voglio comprare qualcosa, devo parlare con te. Hello and welcome to Pokémart. Mart. Siamo su Marte. Possiamo comprare una le. Cioè, ci sono esaurite. Invece cosa possiamo vendere? Vendiamo questa che non sappiamo mai nella vita che cosa serve.
E cosa compriamo? Solo la posta, non è giusto, non voglio la posta! Non me ne voglio andare più da questo villaggio, c'è tutto, ci sono i villaggeri, ci sta, come si chiama, il Pokémarket, il Pokéstore, Pokémarket abbozzato perché è Pokémarte, quindi nella cesta abbiamo l'Emerald Apple. Save you from falling into... Ah, ok, non cado più nel vuoto, una pozione... Automatic Torch, non so manco come si attiva, non so che roba esso sia. Ma sì, raccogliamo tutto. Sta venendo notte, ho fatto non bene di più a farmi il letto. Questo è un villaggio che dobbiamo salvare. Qui ci metto un bellissimo waypoint. Pokéstop. Sono in mezzo a un campo di girasoli. Che bello, non c'è più il girasoli. E lì c'è un altro deserto, sicuramente sì. E ragazzi, facciamo il bis nel deserto. Ci abbiamo un altro villaggino. Ora voglio vedere solo se c'è di nuovo tutto quello che c'è di là. Eh sì, sembrerebbe di sì. Io mi sto fregando carote e patate a quantità industriali, così ci facciamo la nostra farm. Anzi, come sto visto spazio, non ho dove mettere, altrimenti mettevo anche il grano, mi frega. Ok. Purtroppo, no, aspetta, qua parla anche questo. Ah, ok, questo perché compra le cose, ma sì, gliela vendiamo, ne siamo alternativi. Vediamo se qua dentro tiene le stesse cose. Sì, sembra che abbiano tutti la stessa cosa, sti villaggi, cioè sti Pokémarket, come si chiamano. Però non ci dispiace, magari questo poi lo veniamo a demolire più in là. Questo è nel deserto, quindi non... Sì, possiamo venire a distruggere. Oddio, distruggiamo la grassa. Però, capitemi. Ok, ritiro quello che ho detto, voglio sapere che cos'è quella costruzione. Una serra, un dungeon, cosa è? Cosa? È una palestra Pokémon? Mi stai dicendo che è una palestra Pokémon? È una palestra Pokémon? È una palestra Pokémon? Ebbene sì, è una palestra Pokémon, è stata creata dal nulla praticamente. Quindi qua ci scriviamo palestra Pokémon. Polemon, sì. Pokémon. E qua, non appena squirto le spiro, saranno i Pokémon più forti del mondo. Gli veniamo ad aprire il culo. Qua sì, questo villaggio è stato creato un po' a cazzo di cane. Purtroppo hanno piazzato queste cose in più dentro a come potevano. Però noi apprezziamo lo sforzo perché, porca miseria, queste strutture le voglio fare anche nella mia serie vanilla. Perché le posso fare, non hanno blocchi strani. Questo legno è di... è legno di Oak. Blocco di quarzo, sì, cioè è tutto molto fattibile. Quindi, ragazzi, tranquilli che possiamo fare quel che vogliamo. Anche Vanilla, ci abbiamo il Pokéstop, sicuramente lo faremo. Adesso visitiamo la casa del fabbro, che in teoria dovrebbe essere questa. Vediamo cosa c'è di realmente interessante. Nelle fornaci non c'è mai nulla, sto fabbro che non lavora. Però prima ci mettiamo a dormire. Lo so che non spura nessuno, però io ho paura di perdere queste cose. Ne ho troppo bisogno. E anche qui ci sono un bel po' di cose. Teleporta tu il tuo personal spawn. Non so cosa tu sia. Un emerald chest plate. Aspetta che la indosso. Smang, cosa mi dà? Armatura? Ok. Sembra una cosa buona. Cosa ci lasciamo? La sabbia che noi in realtà non serve. Prendiamo questa pozione e gli alberoscelle che ci servono. Perché c'è, porca miseria. E questo pantalone dobbiamo indossarlo perché siamo senza armatura, perché siamo morti. Wow, aspetta un secondo. Perché questa verde, visto che io sono lo slime boy, la voglio anche come slime boy. Quindi come si chiama? L'abbiamo messo il waypoint anche qui. Che bello. Ora abbiamo una palestra. Di cosa cazzo è? Cosa sei tu? Cosa sei? John Cleavood. Perché sei così?
Non edulcorando un ding, cosa cazzo sei? Non è raccoglibile. Maledizione. Ok, basta. Ora si torna a casa. Ci ho camminato un fottio. Va bene, neanche tanto, se proprio dobbiamo dirla, eh. Quindi torniamo a casa. Dov'è casa? Dov'è casa? Casa dov'è? Teleport! A casa abbiamo rimesso il nostro taurino là, come Paolo si chiama, al suo posto. E ora. Posizioniamo. Cioè, io devo buttare questa. Come faccio ad eliminarla? Semplice. C'ho una pozza di lava. Andiamo a buttargliela dentro questa. E voilà che si eliminano le cose. C'è la lava, ce l'abbiamo, che ce l'abbiamo qua. Immaginate che sbaglio a buttare. Butto quella che mi serve. Non brucia nemmeno così. Mi stai prendendo per il culo. Cioè, mi sta prendendo per il culo? Non bruciano le cose del... Madonna, non vengono distrutte, quindi io se voglio una pozza di lava posso recuperare i miei oggetti. Sì, cavolo! Ragazzi, poi è ovvio che venite nei commenti e mi dite tutte le cose che ho trovato, a cosa servono, vero? Perché voi siete bravi persone. A me mi serve la terra per finire la farm. Perché... Ah, hanno preso anche i semi. Mi serve la terra! Allora adesso mi raccolgo un po' di terra, ragazzi. Tutti raccogliono la terra! Penso che con questa terra ce la possiamo fare a terminare quest'altra fila qui. O almeno lo spero. Per favore, ce la dobbiamo fare. È anche salito di livello il nostro. Come si chiama? Il nostro attrezzo da lavoro. Che bello! Ah! Ma io perché sto mettendo veloce? Andando poi devo mettere staccionate, devo ritogliere. Madami! Piantiamo qua le carote perché di là c'è il seme e ci piace così. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta con la terra e abbiamo piantato tutto. Di le patate le ho messe di là perché là c'è un fagiolo. Voglio vedere come cresce il fagiolo. E le rave mi sa che non le raccolgo per ora. Quante cazzo di canne da zucchero c'ho? Porca miseria. Oh, che fai? L'ho fatto a notte. Finalmente possiamo dormire nel nostro spawn. Eccoci qua, lettino. E si fa la... Sappiate che nel prossimo episodio qui vedrete fin giù uno scalone che scende a fianco alle scale. Tutto quanto in terra. Non lo so se nel prossimo però lo facciamo insieme nel prossimo... Cioè lo terminiamo insieme nel prossimo episodio. Non lo so come lo facciamo. Comunque tutto questo era per dirvi che questo episodio è giunto al termine. Perché anche oggi con la Pixel Moon abbiamo fatto qualcosa di veramente eccezionale. Sì, oggi sono leggermente scleropatico nei video perché vi sto portando la Pixel Moon dopo un sacco di tempo e aveva raggiunto 7 pollici in su, dico 7, non 5 quanti ve ne chiedo, ma 7 pollici in su. Quindi ragazzi, questo significa che se volete un altro video della Pixel Moon potete arrivare di nuovo a 6 pollici, no, vai 7, vai. Ho fiducia in voi, so che voi riuscite ad arrivare a 7 pollici in su con questo video e mi scuso se non l'ho caricato praticamente subito, però mi sono fatto perdonare, è vero, ho trovato due villaggi, una palestra, ho finito le farm praticamente, ho trovato il deserto con i cactus, tutte cose che in vanilla ci vuole una vita e qui l'ho fatto praticamente all'istante, capitemi ragazzi, vogliatemi bene. Voglio 7 pollici in su per un nuovo video sul Pixel Moon. E ciao a tutti.